Radiobari.cult, gli incontri culturali e musicali in primo piano su Radio Bari. Buon venerdì a tutti e ben ritrovati su Radiobari.cult per l'ultima puntata della settimana, perché tanto da lunedì ricominciamo. E io sono molto contenta di avere accanto a me questa mattina Michele Agostinelli. Parleremo di arte, benvenuto su Radio Bari e su Telebari stamattina. Però come benvenuto al solito partiamo da quelli che sono gli eventi della settimana. Questo venerdì 17 maggio The Wonders Beatles Tribute Band al Country Club alle ore 21. Giulietta e Romè al nuovo teatro Aveliano alle ore 21. Inaugurazione tra segno e colore, mostra di Michele Agostinelli. L'inaugurazione ci sarà a Incorniciarti alle ore 19. Sabato 18 maggio fino al 30 giugno Evil Sisters, mostra personale di Giulia Caira alla Galleria Murat 122 alle ore 19. La mostra sarà aperta dal martedì al sabato dalle 17 alle 20. Sesto concerto della stagione concertistica dell'orchestra La Bottega dell'Armonia all'Auditorium La Vallisa alle ore 20:30. Sotto un cielo di stelle alle terrazze Gaudì di Villa Camilla alle ore 21. Il 18 e il 19 maggio Accessoriate di Annabella Calabrese al Teatro Forma alle 21, invece il 19 è un doppio spettacolo alle 18 e alle 21. Demo The Summer presenta Fedez in Senior Brain Show al Demo The Brainwash al Demo The Club alle ore 22. Simona Molinari in La Felicità in Tour 2013 in occasione del Gran Premio di Bari in Piazza Diaz. Live Vibes presenta il live concert di Rosalia de Souza, a seguire un DJ set di dei Black Vibration e The Chic House all'Orto Botanico Giardino dei Tempi alle ore 22:20. Radiobari.com, persone speciali su Radio Bari. Ancora una volta benvenuto nei nostri studi a Michele Agostinelli, perché è qui questa mattina per parlare di una mostra che si inaugurerà proprio questo pomeriggio presso Incorniciarte alle ore 19. Sarà aperta fino al 25 maggio, e per farvi capire insomma quello di che arte stiamo parlando, di che tipo di arte stiamo parlando, ne parleremo proprio con lei. Che tipo di arte potremo trovare in questa mostra? Allora, intanto io sono... Intanto vi faccio vedere la locandina. Anche perché noi siamo media partner, Radio Bari e Telebari. E infatti io ho chiesto a voi il media partner perché so che voi quest'anno compite 40 anni. 40 anni sul territorio di permanenza coraggiosa, e devo dire anche mai in calo. La ringrazio. Però sono i 40 anni di Telebari, e sono anche altri 40 anni festeggiamo quest'anno, perché sono 40 anni di carriera di artista personale, ovviamente, e che festeggia innanzitutto con questa mostra. Questa, esatto, mostra in cui si potranno trovare oli e incisioni, perché lei insomma l'incisione è la tecnica, esatto, in cui è, diciamo, specializzato, sì. Quante opere ci sono Sono 21, io non li chiamerei oli, sono delle tele materiche, perché non si dipinge, io non dipingo soltanto con l'olio, ma parto con delle materie che sono sabbie, che sono foglie, che sono pietre, che sono cartoni o giornali o pezzi di manifesti addirittura, insomma vado per strada a strappare i manifesti pure, e poi si continua. Pulisce un po' la città, insomma. Vabbè, sì. E poi chiaramente sopra si va con l'acrilico, con il gesso, con l'olio, con lo smalto, addirittura lo smalto per le unghie. Io tendo a rifinire alcuni pezzi con degli smalti, sì. Tutto è concesso. E tutto poi si presta alla pittura. Le opere in mostra che anni sono state create? Allora, la domanda mi piace, perché io di solito in tutte le mostre porto l'ultima produzione. Mm-hmm. Invece questa volta porto gli ultimi 10-15 pezzi che ho fatto quest'anno, più 3-4... Sì, quattro opere che risalgono a 10 anni fa. Perché questo? Per avere poi
una verifica sul, diciamo, sull'opera dal fruitore. A me piace parlare con le persone che vengono a trovarci in galleria, e quindi il parlare di quello che ero prima e quello che sono ora. Questo certo. Perché io non mi sono mai fermato al primo successo, al primo punto di arrivo. Certo. C'è stato un percorso artistico che l'ha seguito. Io continuo sempre a lavorare, continuo sempre a studiare, continuo sempre a creare. Però lavorerà sicuramente in maniera diversa, c'è stato un cambiamento all'interno della sua arte, come spesso accade. Che cosa è cambiato da 10 anni a questa parte, ad esempio, per non attraversare tutti i 40 anni, altrimenti potremmo stare qui, credo, tutta la giornata. E infatti non vi voglio stare a tediare, io le dico soltanto questo, che dipingo a seconda dei sentimenti, degli stati d'animo. Ho cominciato con opere molto buie, molto scure, perché il periodo era triste. Poi ho cominciato ad aprirmi, poi purtroppo una disgrazia di qualche anno fa mi ha portato a lavorare ancora in maniera scura. Con colori scuri. Ora mi sono aperto a 360 gradi, sono contento di quello che faccio, ma sono contento di quello che ho fatto. Non rinnego il passato. Se riesco a trovare nuovi colori, nuove tecniche, nuove materie, io continuo ad applicarle, continuo a studiarle. Quindi, non mi sono mai fermato su un punto di arrivo, assolutamente. E questo è giusto ed è anche bello, insomma, far conoscere poi a chi vede le sue opere il suo percorso anche interiore, perché da quello che sto capendo la sua arte viene ispirata da quelli che sono, diciamo, da quella che è la sua vita, da quelle che sono le esperienze della sua vita. Sì, può essere una frase fatta, dipingo solo su ispirazione. Io dipingo solo se sento di dipingere, se no rimango inattivo per un mese, due mesi, una settimana. Quanto tempo dedica alla pittura? Facciamo così, dal momento che da un anno e mezzo si è fermato, sono in pensione, cioè sono uscito dal mio posto di lavoro, io prima insegnavo, ora mi dedico completamente alla pittura. Ci sono dei periodi in cui non vado neanche a letto, devo finire un pezzo, è un tormento se non lo finisco, oppure lo lascio e lo riprendo, cioè dipende da, ecco, non so, le racconto un episodio. Sì. Ho cominciato un quadro, dopodiché non mi soddisfaceva, l'ho lasciato stare, è rimasto a terra nello studio per 4 anni, non usciva fuori qualche cosa. Ultimamente, mentre eseguivo un altro quadro, mentre stavo all'opera su un altro quadro, lo guardavo. Ma perché questo quadro non esce? Perché questo quadro non mi dice niente? Allora, in pratica, l'ho guardato, è scattata una sfida, è scattato un qualche cosa, l'ho preso. Glielo giuro. Sarà stata roba di 40 secondi, 50 secondi, con qualche segno è finito. Ha completato il quadro. Sono soddisfatto. Meraviglioso. Io sono così, poi ne dipingo per commissione. E per scoprire il mondo di Michele Agostinelli, vi ricordo l'appuntamento con la sua mostra, che sarà aperta da questo venerdì. L'inaugurazione ci sarà, ripeto, alle 19. Alle ore 19 presso in Cornice Arte a Bari in Via Lembo, e sarà aperta fino al 25 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 21, tranne la domenica perché la galleria è chiusa. Io la ringrazio ancora una volta per essere stato mio ospite, sarò curiosissima di venire a vedere i suoi quadri e le sue opere. In bocca al lupo per la sua carriera di pittore, grazie ancora. Ci vediamo fra 40 anni? Ci vediamo fra 40 anni, vabbè, io sarò ancora qui fra 40 anni. Sarò a tra anch'io. Poco grazie. Con un punto d'occhio, ne sono certa. Di tutto.